Se San Nicolò Francavilla apre il turno di campionato di sabato, altri due derby impreziosiscono la domenica di Serie D. All'Aragona, a fischio d'inizio alle ore 15, si sfidano Vastese e Pineto. Da un lato la squadra di Colavitto, la migliore delle sette sorelle in questa stagione, ma che è incappata in un inizio di 2018 negativo. Tra infortuni, calo di forma e quant'altro, la Vastese ha inanellato due sconfitte e messo sul groppone 7 gol al passivo. Urge dunque un ritorno alla normalità del 2017. Mancherà De Chiara squalificato, al suo posto Casciani, ballottaggio tra Iodice e Maronilli per il posto al centro lasciato sguarnito dall'infortunio di Viscardi. Dall'altra parte c'è un Pineto che è reduce da 15 risultati utili consecutivi, anche se brucia ancora l'incredibile rimonta subita a San Marino quando l'11 di Amaulo era avanti di 2 gol al primo minuto di recupero. Non ci sarà lo squalificato Fiumara, ma torna Gragnoli. Così sul sito Vasport il tecnico della Vastese Colavitto parla del momento della sua squadra e della partita di domani. Se andiamo a vedere cosa ci sta succedendo in questo inizio di girone di ritorno, staremo qui un'ora a parlarne, quindi non per alibi, ecco. Però domenica sarà un'altra partita importante, incontriamo una squadra che comunque viene da 15 risultati utili consecutivi, una squadra che ha in organico ottimi elementi. Sarà una partita come al solito molto difficile, quindi cerchiamo di scendere in gambo e dare sempre il massimo. Ecco. Si gioca al Barbati di Pescina la gara tra Nero Stellati e l'Aquila perché il Pallozzi sarà occupato dal Sulmona. Fra i pratolani ci sarà il debutto in panchina del neotecnico Aldo Di Corcia. Non si è formalizzato l'accordo con Antonio Meco Monaco, che era stato vicinissimo alla firma con il sodalizio Nero Stellato. Toccherà a Di Corcia tentare un'impresa, quella della salvezza, estremamente difficile, ai limiti dell'impossibile. Magari ripartendo dalla prestazione orgogliosa di Francavilla, anche se non premiata dal risultato. Per Di Corcia sarà anche un debutto speciale contro la sua ex squadra. L'Aquila cerca i tre punti per restare in scia alla zona playoff, alla fine di una settimana contraddistinta dal caso Cafiero, col giocatore trattenuto nonostante la proposta dell'Arezzo in Serie C. Questioni societarie sempre in primo piano con il neo amministratore David Miani, che ha convocato l'assemblea dei soci per la prossima settimana, dove saranno portati all'attenzione una bozza di bilancio e un piano per i prossimi 6 mesi al fine di chiudere senza ulteriori traumi la stagione. L'Avezzano a Castel di Lama chiede strada ad un Monticelli in difficoltà. La squadra di Giampaolo forse si esprime meglio in trasferta ed è ritemprata dalla vittoria sulla Vastese, ma domani sarà priva di uno dei suoi giocatori migliori, Deramo, squalificato al pari di Pollino. Sempre in forte dubbio Persia, così come Sbardella alle prese con l'influenza. In preallarme D'Ambrosio e Tariuk. La nostra squadra ha un'identità di gioco, per cui quella deve essere la nostra forza. Poi in campo è normale che bisogna anche saper stare dentro la partita, capire i momenti in cui affrontarli, pressarli, i momenti in cui invece bisogna stare un pochino più accorti. Sicuramente è una partita difficile da affrontare, però la mia squadra ha tutte le possibilità per fare una grande prestazione, perché lo sta dimostrando partita dopo partita.